Climatfest 2023. Siamo con Alice e Andrea di Statale a Impatto Zero, che ci parleranno della loro associazione e della loro partecipazione al Climatfest. Allora, è la prima volta che partecipate? Allora, no, non è la prima volta. In realtà partecipiamo da almeno altre due edizioni prima di questa. Poi io non ero ancora entrata prima, quindi non so bene, però almeno altre due edizioni. Siamo sempre stati qua in questo posto, quindi ci siamo anche abbastanza affezionati. Abbiamo portato, come abbiamo portato anche quest'anno, delle domande sia per gli adulti attraverso un Trivial Pursuit che per i bambini attraverso un gioco dell'oca gigante. E l'idea è quella proprio di divulgare in questo festival. L'importante è presentare alle persone che passano qua le tematiche ambientali. Quindi è la terza volta. Ok, e cosa vi aspettate da questo Climatfest? Ci aspettiamo di conoscere tante associazioni che abbiamo visto anche le altre edizioni e sempre nuove visioni, vedere sempre più persone che riescono anche semplicemente a capire un po' di più che cos'è la crisi climatica e anche fare gruppo, e Climatfest è un po' questo, fare gruppo con tante associazioni che la pensano come noi e per tirarci anche un po' su dopo un anno e anche magari o anche più per chi non è riuscito a fare le edizioni precedenti, di un po' di felicità assieme, un po' di gioia, un po' di conoscenze, robe varie così. E sì. Posso aggiungere una cosa velocemente? Secondo me è rivolto a due tipi di persone soprattutto. Le persone che non ci conoscono, che passano per entrare in questo mondo, e forse soprattutto anche di più le persone di questo mondo, per fare rete tra loro e creare sempre più legami e formare una rete sempre più forte. Ok, e di cosa si occupa la vostra associazione Statale Impatto Zero? Siamo un gruppo di studenti dell'Università Statale di Milano e ci occupiamo principalmente di tematiche ambientali per quanto riguarda l'università. Abbiamo creato ad esempio un green office, e siamo riusciti a creare un green office in università in cui appunto ci, a livello proprio burocratico, giusto, parliamo di riusciamo a parlare con l'amministrazione dell'università, per un organo dell'università, per rendere l'università un po' più sostenibile, diciamo, a livello ambientale e non solo. Vuoi aggiungere? Ci occupiamo quindi dal lato della parte amministrativa nell'università statale, poi organizziamo eventi legati alla sostenibilità, tipo swap party, scambi di vestiti, sia per gli studenti ma anche per le persone esterne, l'idea di diffondere sempre di più le tematiche della sostenibilità. E anche attraverso i social e alla partecipazione in eventi di attivismo. E tra l'altro un'altra cosa bella che abbiamo da quest'anno, abbiamo fatto il primo anno, è un programma in radio che si chiama Riscaldamento Cerebrale, quindi si può anche ascoltare come podcast su Spotify. E tante forme insomma di divulgazione e di attiva intervento attraverso l'amministrazione, a partire dal nostro ambiente di tutti i giorni, che è quello dell'università.